Ciao a tutti amici di Avore Magazine, per la video recensione di oggi vi presentiamo un nuovo gioco di casa Gemino. Stiamo parlando di Rage of the Gladiator, un gioco in prima persona dove il nostro personaggio dovrà combattere all'interno di un'arena con differenti avversari. Come vedete qui nella timeline ci sono i differenti avversari. Potremo inoltre, a seconda di quelli che sono i nostri crediti vinti in battaglia, aumentare quelle che sono le varie funzioni del nostro personaggio, quindi dotarlo di nuove armi sia di distruzione che di protezione, come vedete ad esempio gli scudi o comunque le armi per distruggere i nostri avversari. Potremmo avere le migliorie quali ad esempio le boccette salvavita, quindi in battaglia potremo naturalmente utilizzarla laddove la nostra energia inizierà a scarseggiare, quindi le varie pozioni. Poi naturalmente avremo quelli che sono questi libri che ci daranno molti più punteggi in quelle che sono le nostre mosse, e poi avremo anche la parte dei crediti che potremo eventualmente acquistare per prendere subito quelle che sono le varie migliorie del nostro personaggio. Quindi, come vedete, questo è il nostro personaggio e naturalmente lo potremo equipaggiare a seconda di quello che noi vogliamo. Nella parte di impostazioni è molto semplice e minimale, avremo quelli che sono i settaggi del suono e della musica, alternare i tipi di controlli e resettare i progressi fatti nel gioco. All'inizio vi farò vedere, i comandi sono molto semplici, dovremo effettuare degli slide per colpire il nostro avversario oppure spostarci a destra e a sinistra. Una volta capito il meccanismo, il gioco sembrerà sempre lo stesso fino a che non raggiungeremo dei livelli elevati di gioco, quindi dei nostri avversari. Come vedete, per mantenere il colpo dovremo alzare il nostro scudo e quindi potremo bloccarlo oppure saltare. In questo caso basterà capire dove colpirà il nostro avversario e, come vedete, schivare i suoi colpi. In tutti i quadri la dinamica di gioco è sempre comunque la stessa, cambieranno i personaggi e ci saranno differenti abilità che potremo utilizzare, come ad esempio le varie mosse. Come vedete, per colpire il nostro avversario potremo effettuare delle varie combo, effettuando degli slide sia a destra che a sinistra continui, e poi naturalmente colpire il nostro avversario oppure parare i suoi colpi. I round in totale sono 3, come vedete qui sopra c'è l'energia di questo personaggio, e vi farò vedere, una volta aumentato la parte della pozione potremo effettuare una combo maggiore. Quindi, come vedete, la modalità di gioco è molto molto semplice, basterà schivare quelle che sono le mosse del nostro personaggio e quindi lo potremo colpire ripetutamente. Adesso io conosco già questo quadro, so che a breve diventerò alto come il mio avversario e quindi potrò continuare la battaglia. Potrò utilizzare, come vedete, la pozione in battaglia oppure naturalmente utilizzare lo scudo. Questo è naturalmente il primo personaggio, la difficoltà è minima, come vedete a fine gioco avremo una valutazione, quindi in base a un rank, e avremo guadagnato dei soldi che potremo riutilizzare per ad esempio comprare delle pozioni. Come vedete ci offre la possibilità di acquistare 3 differenti migliorie, quindi la parte dell'offensiva con il miglioramento di quelli che sono
le nostre potenzialità e poi naturalmente anche l'offesa e la difesa. Oltre naturalmente a poter cambiare le nostre abilità e potremo comunque migliorare il nostro personaggio. Andiamo a vedere adesso anche la parte del gameplay con questo personaggio. Come vedete qui ho la mia pozione che mi aiuterà a effettuare una combo molto più articolata di quella che riusciamo a fare normalmente. Di default la combo che riusciamo a fare è di ben 5 colpi. Quindi non tanto nei primi quadri saranno molto prevedibili, ma anche negli altri, anche se i personaggi saranno molto più veloci, dovremo naturalmente capire il momento quando loro stanno per attaccare e quindi riusciremo a colpirli. Come vedete qui a destra, ogni volta che vado a colpire il mio avversario si riempie fino naturalmente a poter utilizzare successivamente, come vi farò vedere adesso, direttamente la pozione e quindi la combo che vi ho descritto precedentemente. Ecco qui la combo che potremo utilizzare, quindi arriveremo a effettuare fino a 12 mosse contemporaneamente. Potremo utilizzare lo scudo oppure naturalmente utilizzare la nostra pozione. Il gioco per alcuni potrà sembrare effettivamente ripetitivo, però con l'aumentare dei livelli i personaggi saranno molto più difficili da combattere. Beh ragazzi, per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!